tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Terremoto a Ischia, nonostante le scosse, una coppia di Lucrezia e di Cartoceto decide di proseguire la vacanza sull'isola. Auto a fuoco all'uscita del casello autostradale di Fano, illesa una famiglia. Stop al traffico in A14, falso allarme per una valigia sospetta. L'inciviltà non va in vacanza, vandali imbrattano nuovamente le mura del Pincio. Grande partecipazione di pubblico per la rievocazione storica, era ieri i polacchi verso la linea gotica. I big della musica in piazza Lucrezia per le tre serate dedicate a Music Square. Cari telespettatori di Fano TV, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con il terremoto che ha colpito l'isola di Ischia, perché una coppia di Lucrezia e di Cartoceto si trova ancora in un albergo, l'hotel Carlo Magno di Ischia, situato praticamente a pochi chilometri dall'epicentro. E noi adesso siamo in collegamento con Giulio Darvo. Giulio, buonasera, ci sente? Sì, buonasera, vi sento. Voi vi trovate lì, come dicevo poco fa, innanzitutto state bene? Allora, tutti i clienti della struttura stanno bene, almeno i pochi che sono rimasti, perché il 90% delle persone sono fuggite dalla paura, diciamo così. Dove eravate quando il terremoto ha colpito l'isola? Eravamo al ristorante dell'albergo, proprio qui sopra. Erano le 9, c'erano circa 200 persone nel ristorante. Niente, c'è stato un boato fortissimo e poi una scossa veramente, veramente forte, sussultoria e non ondulatoria. Dopo 3 secondi il blackout totale, siamo spaventati tutti e siamo corsi verso l'uscita, una signora anche cascata. E in un attimo, niente, ci siamo ritrovati nel parcheggio qui davanti al ristorante. Dove avete passato la notte? Dove abbiamo passato la notte, sì, ci hanno fornito i lettini da mare, insomma, qui della piscina, ci hanno fornito le coperte. Ecco, vediamo qua le immagini, sì. Ecco, ma Giulio, dove vi trovate esattamente? Perché non siete a Casamicciola. No, noi siamo proprio al confine, in alto, fra Forio e Lacquameno. E la nostra strada qui davanti all'albergo è chiusa, perché le strade, sia le case, sia prima che dopo, hanno subito forti danni. Qualcuna è crollata e qualcuna è in procinto di crollare. Le hanno puntellate, insomma, bene e meglio, ma le strade sono strette, non sono in sicurezza, insomma. Quindi l'ingresso è sbarrato? Sì, adesso è sbarrato. Praticamente fanno accedere solo le persone che sono residenti qui nella zona. Certo. Non è aperto al pubblico la strada, anche perché poco più avanti qui c'è un mini market dove proprio lunedì mattina abbiamo fatto acquisti e niente, la casa che era sopra il mini market gli è frenato completamente addosso, la casa non c'è più. E la chiesa che è di fronte ha forti lesioni in orizzontale, tant'è vero che hanno chiuso completamente la strada. Da Lacquameno non si arriva all'albergo, si arriva solo dalla parte di Forio, tocca fare un bel giro largo. Ecco, anche quindi e i mezzi pubblici non arrivano qui, c'è la navetta però, la navetta dell'albergo che ci fa un bel servizio, ci porta, insomma. Ecco, mi raccontavo che comunque chi è arrivato lì in auto si trova in questo momento impossibilitato di uscire dall'albergo, esatto. È bloccato. I pochi ospiti, ieri sera ne ho contati 34, sì. Sono praticamente bloccati qui purtroppo, perché potrebbero benissimo andare via, ma abbandonando l'auto qui, e qui c'è gente del nord che non abbandona l'auto per venirla a prendere fra un mese, insomma, quando liberano la strada, perché la casa che è cascata, praticamente, è proprio al confine fra Lacquameno e Forio, praticamente è una casa di Forio che è cascata sulla strada di Lacquameno. Qui sembra che non si mettono d'accordo e niente, non liberano il passaggio, anche perché le macerie sono veramente abbondanti.
Immagino, ecco, voi però non siete in auto, ma avete deciso comunque di rimanere, no, di proseguire il vostro soggiorno. Abbiamo deciso di rimanere, sì, sì. Come anche mai questa scelta? Perché i signori che sono andati via appena dopo il terremoto, c'è stato un panico totale qui, capiamoci, in tutta l'isola. E in tutta lì, parte dell'isola, diciamo, perché dal lato di Ischia sembra quasi che non abbiano sentito niente. Qua invece la paura è stata tanta, tant'è vero che alle 2 di notte parecchia gente è andata via, ma si sono ritrovati imbottigliati nel traffico, sono riusciti, mi dicono, a prendere il traghetto non prima delle 10 della mattina dopo. Quindi è stato, insomma, si è svuotata. Dalla parte almeno nostra, diciamo che l'isola si è svuotata. Siamo passati oggi dalle parti di Forio e invece è densamente popolata, diciamo così. Sì, c'è stata proprio una spaccatura, diciamo, dell'isola. Certo. Da una parte l'hanno sentita, dall'altra parte non hanno sentito quasi niente, tutto lì. Comunque la paura è stata tanta, stanotte... Un'altra scossa questa notte, stanotte appunto. C'è stata un'altra scossa, abbiamo dormito con la porta aperta e con i vestiti. E niente, dopo 2 secondi eravamo di nuovo nel parcheggio. Pronti e belli, però la scossa è stata abbastanza lieve, sarà stata la paura del giorno prima, così, che ci ha fatto un po' sobbalzare, però... Insomma, la paura diciamo, c'è, la prima insomma, forte. Rimane. La prima è stata forte, veramente forte, tanto è vero che tanto sono andati via quasi tutti, qui nella struttura non c'è più nessuno, anche se la struttura è perfettamente funzionante, ecco, siamo quindi... rimasti in pochi, ma funziona tutto, il personale è veramente squisito. Insomma, proseguirete questa vacanza. Giulio, grazie per questa testimonianza, sicuramente ci terremo magari in contatto anche nei prossimi giorni. Grazie ancora e buon proseguimento di serata. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, ma rimaniamo sull'argomento, perché oggi è il giorno della consegna delle casette nel Maceratese, una zona fortemente colpita come estensione dei danni dal sisma, e quindi qui le casette hanno una funzione estremamente importante. Vogliamo che questo sia un concreto segno di speranza per ricominciare, la dimostrazione concreta che la macchina organizzativa è in moto e sta lavorando senza sosta. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, nel corso della consegna delle chiavi delle casette nelle aree predisposte a Polverina, qui 10 casette, area di Fiastra, Monte Cavallo 11 e una prima area di Pieve Torina, qui 22 chiavi consegnate. E adesso andiamo avanti con la cronaca, perché questa mattina un'auto guidata da una famiglia non italiana e con bambini a bordo è andata in panne per una avaria al motore che poi ha preso fuoco. Il fatto è avvenuto all'uscita del casello autostradale di Fano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio, ma anche la polizia stradale e l'ANAS per dirigere il traffico. Nessuno dei conducenti per fortuna è rimasto ferito. Stop al traffico invece in entrambi i sensi lungo la 14 a causa di una valigia sospetta abbandonata nell'area di sosta di Marotta sulla carreggiata sud. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia con gli artificieri. Dentro la valigia però non c'era nulla di pericoloso. Il blocco del traffico è durato dalle 13.55 alle 14.10 circa. Cambiamo argomento. L'area del Pincio è stata nuovamente deturpata dai vandali e dall'inciviltà. Come ricorderete, infatti, giusto la settimana scorsa l'associazione Regresso Arti era intervenuta per rimuovere la scritta Albania. Eccola qua. E ieri sera il presidente Franco Cenerelli ha ricevuto un'altra amara sorpresa, purtroppo. Infatti è stato contattato per un ulteriore lavoro, probabilmente nel fine settimana. Sono ricomparse nelle mura a Lato Pesaro altre 2 scritte Albania che l'associazione ha provveduto a rimuovere questa mattina intorno alle 6.45. L'amministrazione comunale e in particolare l'assessore Cristian Fanesi si sta adoperando per recuperare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, così come è accaduto per l'ultimo episodio di vandalismo, dunque per cercare di risalire agli autori dell'atto vandalico. E adesso apriamo la pagina degli eventi, perché Colli al Metauro in questi giorni è stata protagonista dell'evento intitolato Era ieri i polacchi verso la linea gotica.
l'associazione comunale di Colli al Metauro, in collaborazione con le Proloco di Montemaggiore, Saltara e Serrungarina, ha organizzato la rievocazione Era ieri, i polacchi verso la linea gotica. L'evento, che si è svolto nelle giornate del 21 e 22 agosto, ha l'obiettivo di mantenere accesa la memoria di un importante momento storico avvenuto nel territorio comunale negli stessi giorni del lontano 1944. Oggi celebriamo il 73esimo anniversario della liberazione della vallata del Metauro e lo sfondamento della linea gotica da parte delle armate alleate ed in particolar modo del secondo corpo d'armata dell'esercito polacco comandato dall'allora generale Anders. Abbiamo proprio voluto dare risalto, diciamo, all'unità di questo territorio anche attraverso una commemorazione storica che riguarda un po' tutta la vallata del Metauro, un territorio molto più vasto. Abbiamo voluto onorare anche proprio il secondo corpo d'armata polacco e la figura del generale Anders, perché è stato quello forse ai tempi bellici più snobbato, tra virgolette, dai comandi generali, ma probabilmente il corpo d'armata che ha più di altri dato anche in vite umane proprio per la liberazione dei nostri territori. E questo secondo me fa onore anche a questo momento e ci fa onore alla presenza qui della delegazione polacca, così come era avvenuta l'anno scorso anche nella stessa città di Fano. Durante l'evento è stata presente anche una delegazione dell'Associazione Famiglie dei Combattenti Polacchi in Italia, come Anna Maria Anders, figlia del generale Anders, che fu a capo dell'esercito polacco e che per primo sfondò la linea gotica sul tratto medio-basso del fiume Metauro, costringendo la ritirata verso le colline di Monbaroccio e della Valle del Foglia alle truppe naziste di occupazione. Sono veramente molto felice di essere di nuovo a Montemaggiore. Sono stata a giugno per la prima volta e mi hanno parlato della lapide che oggi abbiamo, commemorazione del corpo polacco. Il mio padre era comandante del secondo corpo polacco, il generale Anders. In Polonia ci furono 6 milioni di morti. E nel fine settimana, nella pineta di Ponte Metauro a Fano, torna invece la quarta edizione del Palio delle Contrade. Il servizio di Filippo Pucci. Ultimi preparativi per la quarta edizione del Palio delle Contrade, l'ormai tradizionale rievocazione storica del pellegrinaggio che Pandolfo III compì nel 1399 da Rimini a Fano, recandosi al santuario della Madonna del Ponte Metauro per essere sopravvissuto alla peste di quel tempo. Dal 25 al 27 agosto, quindi, presso la pineta di Fano, il gruppo storico La Pandolfaccia metterà in scena una vera e propria rievocazione e che ormai, come ogni anno, oltre a coinvolgere fanesi e non solo, vede diverse novità. Le novità sono che la festa inizierà il venerdì sera, quindi è possibile già arrivare dal venerdì a cena, e poi il classico programma del venerdì, sabato e domenica con la giostra all'anello la domenica, spettacoli vari, accampamenti, antichi mestieri, il villaggio medievale, insomma tutto quello che serve per fare una bella rievocazione storica. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo girato quest'anno anche delle novità logistiche perché abbiamo spostato le tribune nella parte opposta per permettere anche ai visitatori di assistere allo spettacolo in ombra e tante altre novità. Ci sarà la Proloco di Mondolfo che ci preparerà buonissimi piatti, quindi stiamo lavorando affinché anche quest'anno sia una bella festa. È possibile vedere il programma su www.ilpagliodellecontrade.it o c'è anche una pagina Facebook sempre Il Palio delle Contrade, lì troverete tutto il programma e tutti gli aggiornamenti che giorno per giorno indichiamo quello che succede, quindi vi aspettiamo il 25, il 26 e il 27 qui alla pineta di Ponte Metauro, non mancate.
Lucrezia invece è in piazza Giovanni Paolo II, grandi artisti per le tre serate dedicate a Music Square. Allora Enrico Rossi, torna anche quest'anno in piazza qui a Lucrezia di Cartoceto, Music Square, qual è il programma? Ma innanzitutto occorre dire che con Music Square torna l'evento musicale live dell'estate, è giunto alla sua nona edizione, un evento fatto appunto di tanti concerti, di tanta buona musica e di tanta capacità artistica che sarà la protagonista assoluta poi di fatto qua in piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia di Cartoceto. Un evento, dicevo, giunto alla nona edizione che, come ormai vuole la storia, la tradizione di questa manifestazione, si apre sempre con il contest Frammenti e Contaminazioni dedicato ai giovani e ai gruppi emergenti. Devo dire la qualità musicale e artistica dei gruppi che si sono esibiti negli anni è senza dubbio cresciuta notevolmente. È un evento ed un palco particolarmente importante che ha dato negli anni modo e possibilità a tanti giovani gruppi di esibirsi, ma soprattutto poi di essere catapultati dopo quella che è stata l'esibizione a Music Square nel panorama musicale nazionale, e hanno avuto anche la possibilità di collaborare poi con diverse case discografiche. Quest'anno al vincitore andrà la possibilità di registrare due singoli presso uno studio audio di registrazione qua della nostra provincia. E poi le altre due serate, anche qua quest'anno un cambio direi piacevole, la scelta invece è ricaduta non su due tribute, ma è ricaduta su due veri e propri artisti. Il 26 di agosto il protagonista sarà Stefano Ligi, in concerto con un passaggio, con una rassegna di canzoni d'autore da Paolo Conte a Battiato, a Battisti, a Lucio Dalla, perché si tratta di un artista, Stefano Ligi, che ha collaborato per tanti anni con Lucio Dalla. Chiude invece l'edizione 2017 di Music Square un artista direi eclettico, frizzante, che sicuramente saprà far ballare e coinvolgerà tutta piazza Giovanni Paolo II, che è capace di suonare con i piedi e con le mani contemporaneamente insieme a tutta la sua band. Dicevo, sarà in grado di mixare quello che è il genere storico del rock and roll insieme a tanti altri brani classici italiani, ma non solo, rivisitati, stravolti, reinventati appunto in chiave rock and roll. Questo mix che ha creato questo artista famosissimo, Matthew Lee, sono sicuro saprà coinvolgere tutta piazza Giovanni Paolo II. Tra l'altro anche in questo caso parliamo di un artista che di recente ha avuto una importante collaborazione con Gigi Proietti per la sua ultima trasmissione su Rai 1, e soprattutto parliamo di un artista che è abituato a girare il mondo e a calcare i palcoscenici di tutto il mondo, e quindi sicuramente un programma ricco di tanta qualità musicale quest'anno a Music Square 2017. Vi aspettiamo ovviamente dal 25 al 27 agosto in piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia. Guarda la luna, è un disco che gira, balliamo stretti per tutta la sera, noi sotto braccio e poi per saluto. E adesso vi diamo una notizia che è uscita pochi minuti fa sull'ANSA, perché ci sono 11 indagati per disastro colposo e omicidio colposo, tra cui il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi e l'ex primo cittadino Luana Angeloni, in relazione ai danni per circa 180 milioni causati dall'alluvione del 3 maggio 2014, che registrò anche 3 decessi, di cui uno direttamente riconducibile all'evento calamitoso. Risulta dalla richiesta di proroga delle indagini che la Procura di Ancona ha inoltrato a fine luglio al GIP Antonella Marrone. Considerato che entro il termine del 30 luglio non è stato possibile concludere le attività investigative, scrive la Procura, sussiste una giusta causa per prorogare il termine di 6 mesi fino alla data del 28 febbraio 2018. Adesso invece passiamo allo sport, perché i mondiali di ginnastica ritmica Pesaro 2017 torna all'Adriatica Arena, tornano all'Adriatica dal 30 agosto al 3 settembre, una manifestazione internazionale che verrà trasmessa nelle televisioni di 54 paesi in tutto il mondo. Per 5 giorni dunque i riflettori dello sport internazionale saranno puntati su Pesaro. L'elite sportiva della ginnastica salirà sulle pedane dell'astronave per cercare
cercare di trionfare nella competizione e raggiungere le vette della disciplina. Saranno 54 le nazioni che prenderanno parte all'evento, 166 le ginnaste che parteciperanno alla gara a squadra, 94 invece quelle che gareggeranno nelle gare individuali. Tra le squadre ci sarà ovviamente anche l'Italia con le farfalle azzurre di Emanuela Maccarani. Tra loro c'è una ginnasta proveniente dalla ginnastica Fabriano, Martina Centofanti, mentre un'altra marchigiana, Milena Baldassarri dell'SG Fabriano, sarà fra le individualiste. È la prima volta, si specifica in un comunicato, che l'Italia organizza un campionato mondiale di questa disciplina. E con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale. Fra poco andrà in onda una nuova puntata di Box, poi In cucina con lo chef e uno speciale dedicato al Rosciano Country Festival. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.